No. Ciao a tutti, bentornati sul canale e per chi è nuovo, benvenuto. Allora, oggi qua è una bella giornata di sole, anche se devo dirvi che fa un po' più freddo rispetto ai giorni scorsi, ma in effetti hanno detto che le temperature scenderanno, ma speriamo che almeno il sole regga. Quindi mi sono detta una bella giornata, mi sono alzata presto, ho detto è primavera ormai inoltrata e quindi è tempo di cambiare i miei trucchi, perché dovete sapere che io sulla mia scrivania, diciamo così, tengo un contenitore, diciamo, in plexiglass dove ho tutti i prodotti make-up che utilizzo quotidianamente. Quindi una parte di questi prodotti sono quelli che fanno parte del progetto smaltimento. Tra l'altro, prestissimo vedrete il video con i prodotti finiti, solo make-up, e rimpiazzeremo ciò che ho smaltito con altro. E quindi quelli me li tengo sempre lì a portata di mano perché cerco appunto di portarli a termine. E poi scelgo anche dei trucchi da tenere lì a portata di mano adatti alla stagione. Quindi sono stufa di avere davanti sempre i soliti prodotti invernali. Ho deciso, ora chiuso in questa box, quali sono tutti i prodottini che voglio rimettere in pista, perché voglio proprio in questa quarantena godermi, sfruttarmi tutti i prodotti che ho acquistato tempo fa, che magari mi piacevano tantissimo, ma poi presa dalle novità ho accantonato e vorrei ridargli nuova vita. Anziché continuare ad acquistare, vorrei un po' godermi quello che ho. Anche perché ho fatto questa considerazione, giusta o sbagliata, non la so, ditemi la vostra. Ve ne ho parlato anche su Instagram. Da una parte vorrei acquistare specialmente prodotti made in Italy per supportare quelle piccole e medie aziende che sicuramente in questo momento non stanno vivendo un bel periodo. Ecco. D'altro lato, non vorrei far viaggiare i corrieri per cose veramente futili, perché parliamo di cose futili, prodotti per il beauty, per il make-up, specialmente per una persona come me che ha tantissimi prodotti da smaltire. Io penso che se da oggi a 2-3 anni decidessi di non acquistare più prodotti, potrei tranquillamente continuare a curarmi e truccarmi senza problemi. Dunque, sia per me stessa, per una questione economica, perché sicuramente andremo incontro a un momento difficile economicamente e non mi sembra il momento giusto di sperperare e sprecare, sia per i corrieri e per le persone che lavorano in queste industrie, queste aziende, ho deciso di acquistare solo e soltanto se ho una reale necessità in tutti i settori. Sicuramente il beauty non è una necessità. Vedrete, tra l'altro, questo ve lo anticipo, un video all non all. Infatti non so come intitolarlo, se avete idee, suggerimenti sono ben accetti, perché sono in realtà prodotti che ho acquistato non la settimana scorsa, non quella prima, ma mesi fa. Molti risalgono al periodo delle vacanze natalizie, alcuni sono acquisti che feci ad Aosta, quindi tra Natale e Capodanno, e alcune cose le ho acquistate sfruttando i saldi, ma sono prodotti che non vi ho mai fatto vedere sul canale e che quindi mi piacerebbe racchiudere in un video e farveli vedere. Sono ancora lì nuovi, intonsi nelle loro scatole, in maniera tale che voi possiate dirmi cosa volete vedere magari in azione. Ma bando alle ciance, passiamo alla ciccia. Quindi, che prodotti ho deciso di ripescare dalla mia makeup collection per la primavera? Molti sono prodotti che anche voi conoscerete bene, sono sicura che molti di voi li possiedono, quindi potrebbe essere anche uno spunto. Allora, cercherò di andare più o meno con un ordine. Partiamo dalla base viso. Siamo onesti, ci aspettano giorni difficili, giorni in casa.
Io voglio continuare a truccarmi, ad avere un aspetto, diciamo, dignitoso, non solo per il mio compagno, ma soprattutto per me stessa. Perché io mi rendo conto che quando mi sveglio, mi faccio la mia skincare, mi metto un po' a posto i capelli e mi trucco, mi sento più bella, mi vedo più bella e di conseguenza mi sento subito meglio, pronta ad affrontare la giornata. Quindi una buona abitudine che non voglio perdere. Detto questo, ci sta la giornata? No, le abbiamo tutte, non siamo dei cyborg, non siamo delle macchine. La giornata in cui vogliamo solo starcene in tuta, sul divano, a guardare un film, una serie TV, a leggere un buon libro, senza far altro. E per carità, in quei casi non ci si tocca. Ma di conseguenza ho cercato di ripescare una base che sì, mi dia un bel aspetto, ma che non sia super coprente, non mi interessa fare una full face assolutamente. E ho ritrovato questa crema con una formula ecobiologica. Il brand, io non so se si vedrà perché il pack è bianco, è Maison Bio. Maison Bio la trovate da Douglas e è stato uno dei primi regali che mi fece Dani, sapendo che sono un'appassionata beauty e che potendo scegliere specialmente per la skincare, la mia cura del corpo, dei capelli, prediligo prodotti con buon inci, mi ha regalato una crema corpo, un bagno schiuma e questa crema viso qua. È una crema viso però particolare, è una crema viso sì idratante, ma anche uniformante perché all'interno, se riesco ve lo faccio vedere, ma penso si vedrà magari già da qua, forse no. Vedete che è una crema. Aspettate, se mette a fuoco. No, vediamo. Mette a fuoco. Ecco, lo vedete? È una crema che non è bianca, ma è leggermente colorata. Ora, non raggiunge la coprenza neanche di una BB cream, devo essere onesta. Praticamente voi la stendete sul viso, non ha praticamente profumo, proprio un profumino super super delicato, è molto confortevole all'indosso, ha una bel feeling sulla pelle, però voi dite ok, ho applicato una crema idratante. In realtà, passato un minutino circa, se vi guardate allo specchio dite wow! Che bella pelle che ho oggi, una pelle meravigliosa, proprio perché è un perfezionatore di incarnato. Quindi penso che questo sia veramente il momento utile, perfetto per ritirarla fuori. Per tutti i giorni avere un aspetto di bella pelle curata, con un pizzico di colore, senza fare una full face. Tra l'altro questa non ha protezione solare ed anche per questo che l'avevo un po' accantonata. Ma visto che dobbiamo stare a casa, trovo che sia veramente perfetta. Bene, se volessi una coprenza un pochino più alta, perché magari devo uscire a fare la spesa, devo andare in farmacia, insomma, queste purtroppo sono le occasioni sociali, o come mi auguro, finita questa quarantena, potrò riprendere ad andare a lavoro e la mia routine, il mio tran tran, ho deciso che in quel caso rispolvererò questa meravigliosa CC Cream DIT Cosmetics che io acquistai a Londra, che ho nella colorazione Fair. Forse la mia colorazione ideale è la Light, tornassi indietro forse acquisterei quella, perché questo è un cicino in chiaro, ma visto che non prenderemo il sole per un po' e anche qualora dovesse finire questa quarantena, sarò pallida, avrò bisogno di un'ulteriore protezione solare, ma di un prodotto chiaro perché non avrò ancora preso colore. E questo è perfetto perché ha una protezione solare di 50 più contro gli UVA e gli UVB. Quindi è un prodotto che idrata, però vi devo dire la verità, io ho una pelle mista, pensavo che con questa mi sarei lucidata tantissimo, in realtà non è affatto così. Trovo che abbia veramente un bel effetto e che tutto sommato non mi faccia lucidare particolarmente. Naturalmente io la vado a settare con una cipria. E la uso proprio volentieri, è un prodotto tra l'altro comodo perché in plastica ha l'erogatore a pump e niente, quindi questo è.
queste saranno le due creme che alternerò insieme, creme fondi che alternerò ai prodotti del progetto smaltimento. Oggi ho indosso il fondo in polvere di Puro Bio, che ormai è alla fine e vorrei ultimarlo, portarlo a termine. È un fondo che mi piace sempre tantissimo, ve ne ho già parlato e straparlato, lo vedrete nei terminati. È un fondo che io consiglio sempre tantissimo e che mi piace tanto utilizzare su base quotidiana. Un buon inci, Puro Bio tra l'altro made in Italy, che mi va di supportare, un'azienda alla quale sono affezionata perché mi sono sempre trovata molto molto bene con i loro prodotti. È stato difficile che abbia provato qualcosa di Puro Bio che non mi sia piaciuto. Secondo me lavorano molto bene e per essere un brand eco bio ha veramente dei prodotti make up dalle alte performance. Ma andiamo avanti o non finiamo più. Non ho cipri e correttori prodotti sopracciglia perché voglio utilizzare quelli del progetto smaltimento o magari testare delle novità, quindi non ho granché da ripescare, anche perché sono quei prodotti che tendenzialmente riesco a finire. Non ho prodotti vecchi che ho amato da riscoprire, ecco. La terra non metterò niente di nuovo. Anzi no, sapete che vi ho detto una bugia, ho una cipria che voglio rimettere in pista ed è una cipria di Kiko. Questa era un'edizione limitata, era uscita con la collezione Sparkling Holiday, io la ho nella colorazione 02 beige e si tratta di una cipria cotta, un profumo, ecco, se non me la do sul naso, delizioso, veramente delizioso, e è una cipria leggerissimamente, leggerissimamente satinata. Non ha glitter, non ha pagliuzze, non enfatizza la grana della pelle, ma fa proprio un effetto pelle luminosa, radiosa, bellissima. È veramente un prodotto bellissimo, solo che è quel classico prodotto che non tenevo in borsa, perché per tutti i giorni e tutto il giorno io ho bisogno di una cipria leggermente più opacizzante. Ma me ne dimenticavo anche quando uscivo magari alla sera o dovevo stare fuori solo per poche ore. Non so perché, l'ho sempre ritenuto un ottimo prodotto, ma l'ho sempre messo un po' da parte e vorrei dargli nuova vita. Tra l'altro, se l'avete, tiratela fuori perché a me piace molto. Come terra, niente di nuovo, voglio portare avanti e godermi questa bellissima cipria di Becca, questa bellissima terra di Becca, che ho utilizzato anche oggi, l'avete vista anche nei miei Get Ready With Me in azione più volte. Io la ho nella colorazione Capri Coast, come vedete ha una bella conchetta, è sparita anche tutta la trama e penso che sia perfetta per questa stagione perché anch'essa è leggermente satinata, dà molta tridimensionalità al viso e poi se d'inverno, autunno-inverno, forse per me non è l'ideale perché è un pelino calda. Non pensate a qualcosa di aranciato eccessivamente, con una componente eccessivamente rossa aranciata all'interno, però un pelino calda l'è. Invece adesso che siamo in primavera, che vorrei scaldare un po' il mio viso, è proprio l'ideale. Quindi voglio continuare a sfruttare e godermi questa bellissima terra dal trito finissimo, impalpabile. Non fa macchia, è veramente un bel prodotto. Se vi volete regalare una buona terra, io questa ve la consiglio. Tra l'altro è scontabile col 20% da Sephora. Per quanto riguarda i blush, ho due ripescati. Uno è questa edizione limitata di Diego Dalla Palma, ma penso che sul sito di Douglas la troviate ancora. Il numero è 333 Frangipane Cheeks. Ve l'avevo fatta vedere in un video haul. E poi, visto che avevo altri prodotti in uso, l'ho accantonato questo blush. Guardate che pack stupendo in tessuto, bellissimo, veramente bellissimo. Ha il suo specchietto e questa è la meraviglia di blush. Ha una base che è un ibrido tra un rosa e un pescato, un colore molto particolare. I fiorellini invece sono tendenti al rosa. È un blush opaco, che non va a enfatizzare la grana della pelle, è veramente adatto a tutti e secondo me con questi fiorellini di frangipane sopra chiama proprio grida urla primavera. È quello che indosso anche oggi sulle mie gote e
E poi il fatto che sia un po' un ibrido la base tra il rosa e il corallo mi piace molto perché la posso adattare a diversi, lo posso adattare a diversi look. E sciocca io ad averlo acquistato e poi lasciato lì, ma forse perché l'avevo acquistato nei saldi a fine estate, io credo. E poi essendo andati incontro all'autunno, all'inverno, l'ho lasciata un po' lì. Voglio assolutamente riprendere questa polvere stupenda. E il secondo blush, sapete che ultimamente sono in fissa con i make-up rosati, violacei, l'ho messo in questa palettina per tenermi alla portata di mano, è Belle di Mulac. Si tratta di un blush, come vedete, rosato, opaco anch'esso, quindi perfetto per tutte le occasioni. E è un bellissimo colore che sulla me pallidine cadaverica è meraviglioso, fa un effetto molto bonmin. Questo che vedete praticamente, non dico finito ma quasi, è l'illuminante che ho nel progetto smaltimento, che è Angel di Nabla, che mi piace sempre tanto, li ho messi vicini così per tutti i giorni, una combo perfetta. Questo illuminante, come vedete, mi piace molto, perché dà un effetto molto naturale, e è un colore perfetto per la mia carnagione. Sapete quanto sia difficile, bucare un illuminante e quindi potete capire quanto io l'abbia apprezzato. E quindi questa sicuramente finirà sulla mia scrivania, sulla mia makeup, table. Per quanto riguarda gli illuminanti, non voglio ripescare grandi cose, proprio perché ho da ultimare questo, lo vorrei portare a termine sfruttando questa quarantena. È un illuminante perfetto per tutti i giorni, per sentirmi in ordine, radiosa, senza strafare. Però c'è un prodotto che, sperando anche che questa quarantena finisca, mi piacerebbe tantissimo rimettere in pista. È l'illuminante che ho su anche oggi e sto parlando di questa palette di Dior della linea Backstage. Questa è la prima uscita, successivamente ne uscì anche una seconda e io oggi ho fatto un mix tra questo bianco e questo rosato e li ho applicati. Sono perfetti. Tra l'altro ci sono anche altri colori, dovessi più avanti prendere un pochino di colore, magari posso mischiare il dorato al bianco, insomma, giocarmela un po' e scurire un po' di intensità. Sono illuminanti meravigliosi perché hanno un trito molto fine e fanno proprio quell'effetto bagnato, come potete vedere, ma senza la chiazzata di illuminante. Non sono per niente polverosi, sono veramente di qualità eccellente. La palette che è uscita in seconda battuta, sempre di illuminanti che io possiedo, trovo che abbia due illuminanti con la medesima texture di questi e due un po' più glitterati che io personalmente non apprezzo, ma eventualmente ne riparleremo. Adesso mi godo questa meraviglia del creato. Poi andiamo ancora avanti, parliamo di make-up occhi. Per le labbra forse ho ripescato un pochino troppe cose, comunque. Allora, make-up occhi, abbiamo due palette. Una che è la primavera personificata, cioè la Soul Blooming di Nabla. È una palette che mi è sempre piaciuta moltissimo, che tutti gli anni in primavera ritiro fuori, anche l'anno scorso l'ho usata molto, e non è completissima perché mi manca un panna o uno shimmer da mettere sotto l'arcata sopraccigliare e come illuminante nel condotto lacrimale, perché questo, che è Honey Drip, questo qua è una texture molto particolare che bisogna lavorare bene, possibilmente col calore dei polpastrelli, affinché si rompano bene le perle e dia il meglio di sé. Sembra quasi un glitter pressato, ha una formula un po' granulosa che non mi fa impazzire, ma non lo trovo adatto per illuminare condotto lacrimale arcata. Mi piace applicato, ve lo faccio vedere. Vedete che è, non so se si può vedere, però ci sono dei granellini all'interno. È un bellissimo colore, ma lo dovete lavorare molto bene e rimane parecchio glitterato. Tra l'altro ha una base di glitter giallastra che non lo so, non mi fa impazzire, non è il colore più bello della palette sicuramente, ma tutti gli altri, partendo dagli opachi che trovo siano meravigliosi, sono
Sono veramente belli e molto performanti. Questo qua Garden Gate è veramente meraviglioso. È un duochrome tra il purple, c'è cioè un che di azzurrino all'interno, di violaceo, è bello riflettente, è un colore particolarissimo che non ho in nessun'altra palette. E riesco a giocarci molto, a creare dei look molto belli, molto primaverili, sia da tutti i giorni, ma se abbiamo voglia anche un po' più particolari. La seconda palette, che è anche quella che ho utilizzato oggi per ricreare questo make-up, molto semplice ma a mio avviso molto primaverile, è la Modern Renaissance di Anastasia. Io amo le palette di Anastasia, amo la texture dei loro ombretti, li trovo burrosi, belli pigmentati, ma allo stesso tempo sfumabilissimi, non si fa macchia. Gli shimmer sono qualcosa di ineguagliabile, li applico col polpastrello senza mettere particolari basi al di sotto e rendono benissimo e trovo che siano palette sempre molto complete. Qua abbiamo il panna che ho utilizzato anche oggi per illuminare, abbiamo diversi colori da transizione, abbiamo degli shimmer luminosi bellissimi. Oggi ad esempio ho messo Vermeer su tutta la palpebra mobile, ma anche primavera è fantastico e insomma voglio veramente rimetterla in pista e risfruttarla perché secondo me mi ci posso divertire parecchio. Come vedete oggi ho ricreato un look molto naturale, ma sicuramente è una palette che permette di realizzare look anche molto più intensi. E poi altri due prodottini per occhi che userò moltissimo, specialmente in questi giorni, si sta a casa e vi dico la verità, ci sono delle mattine come oggi, c'è il sole, sono positiva, propositiva e ho voglia di sperimentare anche col make-up, dico finalmente ho tempo, mi metto e mi faccio un bel trucco, un bel make-up, ma ci sono delle giornate che sono veramente giù di morale. Considerate anche il fatto che in realtà io sono a casa con Dani e per fortuna con Dani da fine febbraio, perché le scuole qua in Liguria hanno chiuso a fine febbraio. Perciò la mia quarantena si sta protraendo veramente a lungo e se all'inizio era un wow, qualche giorno per stare a casa, finalmente non mi sveglio alle 5 per prendere il treno, ma posso finalmente riposarmi un po' di più, fare quelle cose che non avevo il tempo di fare prima. Adesso inizia veramente a essere pesante e non vi nascondo che ci sono dei giorni di sconforto. Per quanto io cerchi di tenermi attiva, a me piace cucinare, sabato sera ho impastato la pizza, faccio muffin, ciambelloni, insomma Daniele è felice come una Pasqua. Sto pulendo a fondo casa, finalmente, mi sto un po' dedicando alla mia casetta che ho trascurato a lungo. Però ci sono dei giorni che veramente vorrei tanto tornare alla normalità, vedere le mie amiche, vedere i miei genitori, i miei nonnini, giocare con i miei nipotini, insomma, veramente mi mancano le persone più che il resto, la palestra, insomma, tutte queste cose qua. E allora diciamo che il make-up passa un po' in secondo piano, mi trucco, più che altro mi sforzo perché so che poi starò meglio. E allora ho deciso di inserire questi due prodotti, tutto sto pippone per dirvi che sono di Essence il Metal Shock. Io l'ho in questa colorazione che è, non so se c'è, la 02 Stars and Stories. È un bel rosato brillantinato, però a mio avviso molto dà un po' di luce, però è molto discreto sull'occhio. Cosa andrò a fare? Andrò a spatasciarlo su tutta la mobile, sfumerò un pochino i bordi e voilà, giusto per darmi un po' di freschezza al viso e di luminosità allo sguardo e voilà. E l'altro che è molto simile è di Make Up For Ever, l'Acqua XL, questo se anche dovessi, io spero, riprendere ad andare a lavoro, lo sfrutterò tantissimo perché indistruttibile, nel senso che ve lo mettete al mattino alle 5, potete tenervelo anche per 3 giorni sulla palpebra mobile senza primer e lui dura tranquillamente. Questo è sicuramente wow, è meraviglioso questo prodotto. Anche questo è un rosato, purtroppo, cioè io l'avevo acquistato, mi ricordo, in saldo sul sito di Sephora.
Spero che non li abbiano tolti di produzione, devo controllare. Questo comunque è il colore I80 ed è questo bel rosa qua. Aspettate che vado a toglierlo prima che si fissi sulla mano, se no poi non lo tolgo più se non con un olio o un burro. Allora, passiamo infine alle labbra. Allora, come rossetti liquidi, due. Uno è questo bellissimo colore di Sephora e è un cream lip stain nella colorazione 5, tra l'altro un made in Italy. È stato un regalo apprezzatissimo. E anche qua, manco a dirlo, è un rosato leggermente perlescente, ma non fa effetto nonna Belarda anni 90. È un bel color carne, un bel nude, leggermente satinato, ha un effetto bellissimo sulle labbra, bellissimo. E tra l'altro ha un'ottima tenuta, un'ottima durata. L'altro rossetto liquido che voglio ritirare fuori è questo di Burberry. Purtroppo non vi so dire il colore perché non ho la scatola e non c'è scritto niente se non Burberry su questo pack. Comunque è un rosa caldo, un rosa, non saprei descrivervelo, un rosa antico, sì, caldo, malva. Malva mi fa pensare a qualcosa di freddo, invece questo vedete che è proprio più caldo, abbastanza intenso, ma la particolarità di questo rossetto è che non si secca mai completamente sulle labbra. Questo per alcuni può essere un contro, però per me è un pro perché le mantiene belle morbide ed idratate, non le va a fare raggrinzire e non evidenzia eventuali pellicine o pieghette che potete avere. Lascia delle belle labbra voluminose e poi ha una texture strana, quasi una mousse. E fa un po' quell'effetto, sapete, labbra all'orientale, no? Quasi come se aveste tamponato il prodotto sulle labbra e non l'aveste steso con lo scovolino. Strano, un prodotto unico, non ho mai provato niente del genere. Molto bello, molto bello. Come gloss solo uno, ripesco, che è lo Shine Theory Lip Gloss di Nabla. E io l'ho nella colorazione Syrup. Si tratta di gloss abbastanza pigmentati. E sono appunto molto confortevoli sulle labbra e molto voluminosi, cioè, e le rende molto voluminose. Questo è proprio un rossetto, più che un gloss, è un rossetto, un gloss colorato, dai, diciamo così, ma molto, con una percentuale di pigmento altissima. L'effetto sulle labbra è bellissimo. Non è un prodotto che indosserei al mattino per tenerlo fino a sera, sono sincera. Ma è un prodotto che per uscire qualche ora se devo andare a fare la spesa, per andare magari uscire, andare a un cinema, insomma, se devo stare qualche ora fuori, andare a fare un giro con un'amica, a prendere un caffè, è un colore perfetto. Io vi dico questo perché spero di poterlo fare relativamente presto, anche se, ahimè, temo che avremo ancora un po' da aspettare prima di tornare alla nostra routine. E sapete che la mia forma di rossetto preferita sono i rossetti classici in bullet e ne ho ben tre. Uno è quello che mi vedete indosso oggi, è un colore stupendo, una texture stupenda, confortevolissima, non va in giro. Come oggi io molto spesso lo applico anche senza l'ausilio di una matita. Sto parlando di questo rossetto di Estée Lauder, è un pour color nella colorazione 17 Rose Tea. È un rosa, come vedete, ma un rosa carne. Voglio proprio sfruttarmelo anche perché questo rossetto, ahimè, ce l'ho da un po'. Vedete, è questo qua, è un bel rosa intenso, nude, ma non è un nude smortino, è un bel nude presente e vedete, fa le labbra belle voluminose, quel rossetto che io, cioè, se andassi a lavorare veramente metterei tutti i santi giorni. Ma anche per stare in casa mi dà un tocco di vita, un tocco di colore, bello confortevole e lo voglio sfruttare. Poi ripesco My Lips But Better di Clio Makeup. In questo caso, se l'altro era un rossetto un po' più morbido, un po' più sheer,
Questo è un rossetto opaco ed è un rosa un po' più primaverile, un po' più acceso. Devo dire che io prediligo gli altri come colore, a me piacciono i colori un po' più spenti, un po' più caldi, questo rosa un po' più vibrante, un po' più squillante, ma devo dire che indosso non credo che mi stia bene. Non sono abituata a vedermi però con questi colori, devo farci un po' l'occhio, ma è un rossetto dalla qualità altissima. I rossetti di Clio Makeup secondo me sono veramente ottimi. L'ultimo, poi per oggi chiudo e chiudo anche con un rossetto che è un po' più neutro e non un rosato. Però vi dico la verità, ne ho presi un po' meno di marroncini perché ne ho già uno nel progetto smaltimento che sto cercando. Vi chiedo scusa, mi si era spenta la videocamera. Allora, vi dicevo che ne ho già uno di marroncino nel progetto smaltimento che sto cercando di portare a termine. Quello rosato l'ho finito, lo vedrete, e invece quello lì è ancora in uso e quindi non volevo rimettere troppi prodotti nude marroncini in pista. Questo è uno spettacolo, a me dispiace che non se ne parli, di Collistar della linea Art Design e questa è la colorazione 3 Cashmere. È un rossetto bellissimo, leggermente no, shimmer, è un ombretto sheer, nel senso che è un po' luminoso, non è proprio opaco, è questo qua, però è proprio il mio rossetto, cioè è quel classico nude, né troppo freddo né troppo caldo, non tende a un colore in particolare, che io mi dicessi stai con questo rossetto per tutto l'anno, va bene. È il classico rossetto che metterei in autunno, in inverno, d'estate, in primavera, veramente con qualsiasi look, da quelli più naturali a quelli più intensi. Ha una texture bella morbida, fa proprio effetto, è molto simile a questo di Estée Lauder. Dà proprio un effetto labbra polpose, piene, idratate, sane, mi piace tantissimo. Basta ragazze. Vi ringrazio veramente col cuore immensamente se siete arrivati fino alla fine di questo enorme pippozzo, ma avevo proprio voglia di compagnia e fatemi sapere quali sono i prodotti che pensate di rimettere in pista a voi. Io vi mando un grosso bacio e come sempre se vi va ci vediamo nel prossimo video. No.